battere il Canada per conquistare il primo posto del girone e accedere direttamente ai quarti di finale. Obiettivo centrato per il Sette Rosa che continua la sua corsa nel mondiale e verso la qualificazione a Parigi 2024. Match in equilibrio per i primi due quarti, poi è venuta fuori la migliore tecnica e la maggiore esperienza delle ragazze di Carlo Silipo, brave sul 6 pari a stappare la partita con un break di 4 gol consecutivi che le canadesi, dirette concorrenti delle azzurre per i passi olimpici, non sono più riuscite a colmare. Poker per Claudia Marletta e triplette per Tabani, premiata anche come Player of the Match, e Bianconi. Ho visto proprio tutta la squadra presente, tutte si sono comportate, anche Claudia con i suoi 4 gol, il rigore sbagliato non ci interessa, ho visto una bella squadra e secondo me la prossima con un pizzichino in più possiamo dire ancora la nostra. 12-8 il risultato finale per il Sette Rosa, che ora avrà 3 giorni di riposo prima della probabilissima sfida dei quarti contro la Grecia, una rivincita che l'Italia aspetta con impazienza dopo la delusione della finale per il bronzo europeo con passo olimpico in palio, persa a Eindhoven meno di un mese fa. Io non vedo l'ora perché la finale ancora me la ricordo bene, quindi voglio rigiocare con loro e fino all'ultimo secondo e vedremo.